Gemmine! Allora, oggi il secondo video ispirato, diciamo, alla primavera sarà una pettinatura molto molto carina, come dico sempre io, che vi ho fatto vedere ultimamente spesso su Instagram, mi avete visto che l'ho fatta un bel po' di giorni. Quindi niente, è una treccia che parte da qui e poi finisce da quest'altro lato, tutta quanta attaccata alla testa, molto, davvero molto molto carina. Ok, non lo dico più. Allora, iniziamo subito, mi levo la mollettina che qua ho fatto un po' una cosa strana perché non so più che cosa fare con questa frangia perché è troppo lunga, non so se tagliarla o se farla ricrescere e metterla insieme agli altri capelli, insomma, quindi ho questa lunghezza strana, poi sono tutti messi male perché mi ero fatta una treccina qui, quindi si sono un pochino mezzi arricciatini e fanno schifo. E quindi allora iniziamo subito. Metto un po' i capelli dietro perché questa parte deve rimanere, non so come dire, ma quando poi andremo a prendere i capelli, questa parte di dietro devono rimanere i capelli che vanno indietro, non mi piace se si vede tipo una mezza riga anche da dietro la testa, quindi li ho pettinati bene all'indietro e li metto anche un pochino avanti per poter prendere inizialmente i capelli, però gli altri li lascio dietro. Comunque, allora inizio prendendo una ciocchina piccola di capelli da questa parte, la divido in tre parti uguali e faccio una treccia, quella Dutch braid, praticamente è la French braid, quella che prendete i capelli da sopra e sotto, però all'incontrario. Quindi questa parte qui la passo sotto a quella centrale anziché sopra, poi quest'altra parte anche la passo sotto a quella centrale, quindi vado in giù anziché in su. Poi, arrivata a questo punto, prendo un pochino di capelli qui davanti e poi passo tutti e due i pezzi di capelli, diciamo, sia quello vecchio sia quello nuovo, sotto alla parte centrale. E faccio la stessa cosa anche qui. Questa è la parte vecchia, prendo un pochino di capelli e li passo tutti e due sotto alla parte centrale. E faccio questa operazione due o tre volte, diciamo, finché non arrivo più o meno qui nella testa, perché non voglio che la treccia parta così sopra, voglio che sia tipo un po' così e che mi rimangano un po' di capelli lunghi qui davanti. Quindi la ripeto due o tre volte. Prendo capelli da sopra e li passo sotto alla parte centrale. Prendo capelli da davanti e li passo sotto alla parte centrale. Stessa cosa. E ne facciamo un altro. Ok, quindi non si vede benissimo, ma vedete che ho fatto una treccia attaccata alla testa, però come se fosse al rovescio. Adesso continuo prendendo capelli solamente dalla parte di sopra, quindi li prendo e li passo sotto, invece dalla parte di sotto semplicemente li passo sotto senza prendere altri capelli. E continuo così per qualche altra volta. Prendo capelli da sopra, li passo sotto e invece questi da sotto li lascio così. Cioè non prendo altre ciocche e li metto sotto. Una volta arrivata più o meno al lato della mia testa, devo passare tutto da dietro, diciamo, perché non riesco più ad incorporare i capelli con questa mano, ma mi devo girare. Quindi questa è sempre una parte un pochino più difficile, sicuramente vi troverete un pochino in difficoltà in questo punto, se non siete abituati a farvi queste acconciature anche da dietro. Quindi state molto attente, cercate di non mischiare le tre ciocche e vi girate così e posizionate le mani in quest'altro modo, in modo da poter prendere i capelli da dietro con quest'altra mano e vi troverete meglio in questo modo, secondo me.
Almeno io mi trovo meglio così. Quindi abbiamo di nuovo le nostre tre ciocche, vedete? E adesso non mi ricordo se devo passare questa sotto, sì, devo prima passare questa sotto e poi continuo con quest'altra mano ad incorporare i capelli sopra. Spero che vediate qualcosa. Prendo un po' di capelli, li unisco con quella ciocca lì e li passo sotto. Invece quest'altra ciocca di sotto la continuo a mettere giù senza prendere altri capelli. Continuo a incorporare i capelli solamente da sopra. Penso che è più facile vederlo che spiegarlo. Arrivata dall'altro lato, mi giro di nuovo con le mani. Se trovate difficoltà a fare, io adesso l'ho fatto senza vedere, quindi non so neanche bene che cosa sia venuto fuori, se l'ho fatto dritto, non lo so. E un consiglio che posso darvi è mettervi con due specchi. Io per esempio in camera mia prima trovavo sempre un sacco di difficoltà a fare queste trecce dalla parte di dietro, perché o stai super concentrata e fai tutto utilizzando il tatto solamente, senza guardarti, oppure molto molto più semplice, mettete due specchi così vi vedete. È anche un po' difficile con due specchi perché è all'incontrario l'immagine, no? Quindi tante volte penso di dover prendere i capelli di qua e poi in realtà è dall'altro lato perché vedo tutto specchiato, appunto. Però è molto molto più facile che farlo così a intuito. Quindi io che cosa ho fatto? E dietro alla porta della mia stanza ho attaccato uno specchio che ho comprato da Ikea, è fatto da 4 specchietti piccoli, c'hanno la colla dietro tipo un adesivo e si possono poi staccare tranquillamente, è molto molto leggero lo specchietto, quindi l'ho attaccato lì dietro e poi sul muro dietro la porta ho messo lo specchio lungo. Quindi quando mi voglio fare queste pettinature così, mi metto lì dietro la porta e con questi due specchi mi riesco a vedere la testa, quindi riesco più facilmente, insomma, a fare queste acconciature. Poi magari dopo un pochino di prove riesco anche a fare la stessa acconciatura senza guardarmi, tipo adesso. Però per iniziare potete fare così, insomma, vi do questo consiglio. Adesso che siamo arrivati da quest'altro lato, continuo normalmente portando le ciocche laterali sotto a quella centrale, una treccia normale però all'incontrario, insomma, invece che portare le ciocche sopra le porto sotto e la continuo un altro po' giù fino a che non finiscono i capelli. Cerchiamo di non tirare troppo in questa ultima operazione perché sennò vado a tirare anche tutta la treccia che ho fatto dietro, quindi faccio la treccia molto molto morbida qui sotto, senza appunto tirare i capelli. E poi quando ho finito avevo preso un elastico qua, eccolo qui, chiudiamo tutto con un elastichino di questi qui trasparenti. Poi se volete potete arricciare il resto dei capelli, io di solito li arriccio dopo, perché quando i capelli sono ricci, siccome io ho capelli liscissimi, quando mi faccio i ricci devo mettere la spuma
E quando metto la spuma i capelli non si pettinano più e quindi non riesco bene a prendere le ciocche dei capelli distrigando i piccoli nodi che si sono fatti con la spuma. Quindi di solito se voglio un'acconciatura mezza raccolta con i capelli ricci, li arriccio dopo. L'unica cosa brutta è che questi sono lisci e quindi devo arricciare quest'ultimo pezzettino così e non è che viene un granché. Però sta molto bene con i capelli ricci questa pettinatura. Se volete vedere su Instagram c'è la foto, vi lascio il link sotto del mio Instagram. E basta, quindi io li lascio così perché li ho un po' piastrati prima i capelli, visto che me l'ero fatta anche ieri sera questa acconciatura, li ho un po' piastrati così sono lisci, ma belli lisci, non poco lisci. Cosa sto dicendo? Non lo so. Comunque è carina perché si vede sia la treccia di qua e poi avete anche la continuazione della treccina da questa parte, quindi se vi fate delle foto da davanti si vede carina questa pettinatura e si vede carina ovviamente anche da dietro. Adesso ve la faccio vedere un pochino meglio, tutta finita. Anche se ripeto che non so bene che cosa ho combinato perché non mi sono vista ancora. Quindi basta, questa qui era la pettinatura. Provate a farla, mi raccomando. Lo so che sembrano difficili all'inizio queste trecce. Io prima non riuscivo neanche a fare quella tutta attaccata alla testa, insomma, quella classica treccia alla francese. Però provando e riprovando, adesso mi viene, cioè la faccio così senza neanche guardarmi. Quindi veramente la pratica, secondo me, è tutto. All'inizio veramente non riuscivo a fare niente, mi venivano schifosissime. Però piano piano adesso ci riesco meglio, quindi se non riuscite, se dite no, oddio, quelle attaccate non le so fare, fidatevi, provate, 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 provate e poi alla fine sicuramente vi verrà. E basta, quindi questa qui era la pettinatura ispirata alla primavera, spero che vi sia piaciuta. E basta, io vi mando un grosso bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao Gemmine! Allora, qualche giorno fa vi ho chiesto su Instagram che video volevate vedere perché non sapevo un po' che video fare.